A 10 minuti dalla fine, con questo caldo e dopo tanto lavoro, Corini chiede ai suoi sotto 2-1 di alzarsi, di dargli ancora qualcosa. A me questo fa dire c'è disponibilità a un'idea di gioco che mi sembra già avanzata. Sì, mi ha fatto un lavoro importante l'anno scorso con grandi cambiamenti, vogliamo dare continuità quest'anno, alzando anche il livello della rosa e di conseguenza sappiamo cosa vuol dire rappresentare questa maglia, l'ambizione che tutti abbiamo, la volontà di fare cose importanti, passa attraverso superare qualche sofferenza, qualche difficoltà, stare dentro la partita. Spesso l'abbiamo fatto l'anno scorso in un campionato complicato, quest'anno il nostro obiettivo è sicuramente diverso e attraverso queste partite secondo me consolidiamo una mentalità che stiamo ricercando e vogliamo migliorare il più possibile. Ecco, l'obiettivo è importante perché si è detto essere competitivi da subito, c'è un mix di acquisti che sono già arrivati e di anziani esperti con personalità che sanno cosa vuol dire essere promossi e qualche giovane interessante. Manca ancora qualcosina, sinistra, qualcosa davanti, un esterno? Ma il direttore Reinaldo ha lavorato molto bene fino adesso e c'è la volontà di mettere dentro ancora qualcosa, vogliamo alzare sempre di più il livello. Noi abbiamo la voglia di essere protagonisti, mi fa ridere chi pensa che dobbiamo esserlo solo noi, io penso che saremo in 8-9 squadre a lottare per qualcosa di importante, noi vogliamo ritagliarci il nostro spazio e sapendo che stiamo facendo un ottimo lavoro sono molto contento del ritiro di queste 2 settimane di lavoro, adesso riposeremo dopo il lavoro di domani mattina di scarico che faremo insieme, un paio di giorni saremo pronti tra Spiazzo e Pinzolo a continuare la nostra preparazione e farci trovare al meglio possibile all'inizio del campionato. Ecco, un'ultima cosa da parte mia è c'è da tenerli fuori casa per tanto tempo questi ragazzi. Che cosa ti è piaciuta, al di là della disponibilità, delle ambizioni condivise, da un punto di vista del gioco? La tua squadra vuole andare a far male, vuole stare su, vuole stare là, nella metà campo avversaria? Sì, questa è la voglia. Sappiamo che non possiamo fare 90 minuti, però mi piace quando la squadra pressalta, recupera alta. Abbiamo fatto dei gol facendo questo tipo di lavoro, ci stiamo lavorando, alzando il livello dei giocatori, avendo creato una base per me importante l'anno scorso, il lavoro prosegue, si consolida e questo ci aiuterà ad alzare il nostro livello e essere competitivi per qualcosa che vogliamo raggiungere. Mister, come stanno Gomez e Insigne? Sì, Claudio è stato uno spavento per tutti, fortunatamente non ha mai perso conoscenza, il dottore ci ha avvisato insomma, che il ragazzo sta bene, sarà diciamo, controllato in ospedale fino alle 22, ma fortunatamente non c'è nessun problema, siamo molto contenti. Dopo la scorsa amichevole con la Virtus Verona aveva detto che erano mancati lucidità e reattività, oggi molto meglio, quali sono i miglioramenti che ha riscontrato? Questa è la famosa supercompensazione delle partite che si fanno d'estate, nonostante chi era presente in ritiro ha visto che abbiamo fatto un lavoro importante a livello aerobico, ha visto che abbiamo fatto un lavoro di forza altrettanto importante, succede ad avere dei giorni dove stai molto meglio, dei giorni dove sei meno reattivo, meno lucido, fa parte della preparazione, non bisogna dar troppo peso al 2 pari di oggi, anche se fa piacere, o la sconfitta con la Virtus. Queste sono partite pre-campionato, bisogna andare dentro le cose, valutare tante cose, vedere soprattutto la mentalità, la forza, stare dentro questo caldo, la voglia di andare a pareggiare con una squadra di Serie A, questo per me è molto importante. Mister, grande risposta da parte dei centrocampisti, soprattutto quelli che sono entrati a partita in corso, in particolare io mi concentro su Stulaz, ha fatto 45 minuti dopo 10 giorni in cui praticamente non giocava, come l'hai visto e soprattutto come hai visto Segre che comunque ha cambiato tanti ruoli ma li ha fatti tutti con qualità. Penso che abbiamo una rosa di 7 centrocampisti, lo dimostra Samuele Damiani che è entrato, ha fatto il vertice, poi per adattare un giocatore ha dovuto spostarlo a destra, c'è grande partecipazione, come dico il livello si è alzato, dunque ognuno deve ritagliarsi uno spazio, dare il meglio, siamo contenti che Leo abbia recuperato dopo 7 mesi il primo tempo di una partita non ufficiale ma insomma di un amichevole. Di conseguenza siamo molto felici per lui anche dal punto di vista mentale perché so cosa vuol dire stare fuori per lungo tempo, dunque è un recupero importante. Mister, come si commenta il gol di Soleri ma soprattutto l'atteggiamento con cui è entrato in campo Edoardo ancora una volta? Su Soleri non abbiamo mai avuto dubbi da questo punto di vista, è un giocatore molto importante, l'anno scorso è diventato fra virgolette titolare, più è andato avanti nel campionato nel senso che scendeva anche dall'inizio in campo ma l'ho sempre considerato un giocatore importante. Lo considero tuttora, anche lui abbiamo gestito un affaticamento e di conseguenza ha fatto 2 blocchi da 30 minuti in partita, ha fatto molto bene, ha procurato il gol del 2-1, ha fatto un gol fantastico, per chi è la mia età mi ha ricordato un gol di Rummenig in un Inter-Rangers Glasgow annullato, ma un gol veramente pazzesco, una gioia per il calcio e sono molto felice per lui per questo bellissimo gol.
Oggi abbiamo visto un pressing asfissiante dal Palermo, del Palermo fino praticamente al 90esimo, che ha portato anche al gol del 2-2. È un'idea questa dei centrali che si alzano con Luccioni, Marconi, sino praticamente alla zona offensiva, che si può riproporre anche nelle partite ufficiali? È un pressing ultra offensivo, di conseguenza se pressi in avanti devi per forza slegare i reparti, ci stiamo lavorando e dunque non possiamo farlo tutta la partita, ma è un concetto che si può sviluppare. A volte consolidiamo e magari abbassiamo il baricentro per avere 40 metri meno di profondità, quando lo alziamo dobbiamo slegare, essere aggressivi sugli appoggi. Stiamo facendo questo lavoro, aver visto qualcosa oggi è molto importante. Volevo chiederle infine una parola per Corona, che è entrato e credo che abbia fatto quello che gli ha chiesto, perché ha messo il pallone delle 2-2, ma soprattutto ha lottato tantissimo. Un giocatore che ha caratteristiche importanti, si deve definire dal punto di vista atletico, ma ha un potenziale importante sia tecnico che fisico, sta lavorando bene, nei ritagli che gli ho dato ha fatto vedere delle cose, oggi sul gol di Soli fa una giocata veramente importante in fascia, liberandosi e mettendo una palla di grande qualità. Dunque è un ragazzo del Palermo su cui ci lavoriamo e su cui cerchiamo di dargli il meglio possibile per farlo migliorare.